Ma in Italia la gente compra online? Si possono davvero fare i soldi tramite l'e-commerce vendendo prodotti fisici in Italia? In questo video andiamo a vedere insieme, andiamo a studiare tre brand italiani che da zero stanno vendendo in Italia in questo momento e che stanno avendo un successo incredibile. Tutto questo dopo la sigla. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. This legacy. E benvenuti ragazzi, Stefano Montana qui per voi oggi con un nuovo video caso studio nel quale andremo ad analizzare tre brand italiani che stanno facendo decisamente bene e che possono ispirarvi per fare altrettanto bene e vendere in Italia. Ma prima di entrare in tutto ciò voglio che vi iscriviate proprio qui sotto al mio canale e attiviate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui miei video che vi saranno sicuramente utili soprattutto per il vostro business mindset e la vostra vita in generale. Quindi detto questo partiamo subito con Hug Your Best, ovvero questo sito che sta facendo decisamente bene. Perché stanno facendo così bene? Adesso lo vado a mostrare. Prima di tutto qui vediamo la homepage fatta decisamente bene con ovviamente il logo Hug Your Best bello in vista, quindi mi raccomando ragazzi, fondamentale se voi avete un brand vostro, se avete un appunto un logo vostro, comunque appunto nome vostro, mettetelo il più possibile in evidenza in modo da entrare nella testa delle persone, nella testa dei vostri clienti e rimanerci, ok? Poi tramite il retargeting andrete a ritargetizzare tutti quanti e a vendere molto di più. Vedete qui immagini professionali, vedete i leggings, tutti articoli diciamo sia da palestra, da fitness che da appunto diciamo streetwear, ok, tutti i giorni con l'orsacchiotto come simbolo, questo orsacchiotto che segue diciamo la filosofia del brand, appunto del sito web in generale. Quindi andiamo a vedere più o meno come stanno, vedete hanno anche il loro video, però leviamo perché fa troppo rumore, troppo alto. Hanno qua la pagina Instagram, vedete tutte foto professionali con modelle, influencer, vedete come il sito è fatto decisamente bene. Hanno qui sezione uomo, sezione donna, accessori gadget, ok, andiamo a vedere per esempio leggings da donna. Vediamo qui per esempio con le recensioni, mi raccomando ragazzi, le recensioni fondamentali per il vostro sito web. Ovviamente quando una persona entra nel vostro sito web deve essere sicuro che comunque il prodotto sia di qualità e piaccia, quindi ovviamente le recensioni sono un social proof che è fondamentale ragazzi per qualsiasi Shopify store. Quindi vediamo qua anche appunto la pagina con la lista dei prodotti. E qua tutta la sezione donna, veramente col logo sempre messo bene in evidenza. Va bene, andiamo quindi a spiare più nel concreto appunto questo brand, come sta facendo marketing. Partiamo quindi da Instagram e vediamo come il link è presente appunto nella descrizione, ovviamente per appunto fare in modo che la gente da Instagram, ok, mettendo like, comunque vedendo tutte le foto, si appunto possa entrare direttamente nel sito e acquistare. Quindi vediamo qui con delle influencer, delle modelle, comunque delle ovviamente delle ragazze con un bel fisico. Qui video, ragazzi, video fondamentali. Vediamo qua questo video. Lo levo perché c'è troppo rumore. Quindi video professionale, vedete ragazzi come comunque tutte le foto sono fatte veramente bene, alta qualità. Quindi ragazzi, fondamentale avere un diciamo un Instagram profile come questo, perché dà proprio l'idea di brand vero, ok, di professionalità, e questo piace molto alla gente e quindi ai vostri clienti. Una cosa che devo far notare appunto a questo sito è che non tagga i prodotti tramite Instagram product tag, ovvero è possibile su Instagram taggare i prodotti in modo che il cliente, visualizzando la fotografia, possa direttamente accedere al prodotto. Quindi fondamentale per il proprietario di Hybe che assolutamente inserisca i tag prodotto, ok, in ogni foto, in modo che appunto visionando la foto il cliente potenziale può andare direttamente sul sito e direttamente nella pagina prodotto e quindi acquistare con meno attrito, quindi più velocemente. Fondamentale questo, vediamo qui tutte belle foto, ok, quindi abbiamo visto Instagram, ci sta,
a parte il product tag. Andiamo a vedere, andiamo a spiare un po' gli ads. Ok, Hype Store, abbiamo qua già 5000 like, quindi vuol dire che stanno appunto, capisco, con una grande quantità di like, capisco che stanno appunto facendo correre delle campagne. Vedete qua gli ads come sono tutti, diciamo, abbastanza accattivanti, che catturino attenzione. Vedete qua diciamo il prodotto principale, a quanto pare, è questo, appunto, questo leggings o questo top rosso, che ovviamente cattura più attenzione perché è un colore più accattivante. Vediamo qui con video di ragazze, appunto, di modelle o influencer che appunto utilizzano il prodotto con il logo, vedete come si vede bene, e in momenti di vita normale, quindi questo che voi dovete arrivare ad ottenere, ovvero video che abbiano il più possibile contenuto virale, ma anche soprattutto di vita quotidiana, di normalità, perché questo Facebook è un social media, quindi è fatto di persone che hanno essenzialmente vite normali e quindi alle quali piace principalmente comunque medesimarsi, ok, nel brand e nelle persone, nelle influencer. Quindi vedete qui altri video delle ragazze che stanno in palestra, che fanno esercizi, ok, quindi veramente decisamente bene. Leviamo qui, leviamo il suono, ok, qui c'è il video quello che abbiamo visto su Instagram, vedete come è fatto in maniera veramente professionale, quindi tutto questo accresce, ok, la potenzialità del brand. Prendete esempio da questo brand perché sta facendo le cose veramente veramente per bene. Passiamo ora al prossimo brand italiano che voglio mostrarvi, italiano, un altro brand italiano di in questo caso occhiali da sole. Vedete come il sito è molto bello, mi piace lo stile alternativo, come d'altronde lo stile degli occhiali da sole è alternativo. Vedete tutti occhiali da sole particolari che non sono facilmente trovabili nei negozi di occhiali da sole, tra l'altro, e soprattutto mi piace come hanno costruito appunto questo brand intorno a questa nicchia di comunque persone che hanno questo stile particolare, che soprattutto in Italia, oltre in Italia, diciamo, è appunto trash, la moda trash che va di moda ovunque, ma soprattutto in Italia, anche per esempio i cantanti di reggaeton latino, in spagnolo, ce ne sono una marea che vestono queste cose, e essendo così famosi hanno comunque un bacino di utenza, quindi un pubblico gigante che possono influenzare attraverso la loro moda. E dato che questi influencer trash, comunque cantanti famosi, vestono questo tipo di articoli, sicuramente questa moda direi che è proprio azzeccata, perché vendono, secondo me questa moda adesso sta vendendo un sacco. Infatti vedete anche che belli gli occhiali da sole, comunque sono molto belli, fatti bene, le foto sono professionali. E se andiamo a vedere un po' Facebook e Instagram, comunque vedete anche qua la partita IVA, quindi brand italiano. Questo, anche lo stile mio è un po' particolare, anche le lenti di ricambio, quindi probabilmente vediamo se fanno qualche tipo di upsell. Oddio, policarbonato, ok, iscrizione, ma comunque il sito è abbastanza, è particolare, devo dire, è particolare come comunque il brand, quindi rispecchia comunque una certa filosofia del... Dovete comunque seguire una via, ok, come stanno facendo questi ragazzi, devo dire che stanno facendo molto bene. Una cosa che cambierei magari è la qualità delle foto, che in certe foto non è il massimo, e soprattutto mettere più in evidenza il brand possibile, come questa foto per esempio. Questa è una foto di alta qualità, per esempio quella di prima non tanto, però comunque dipende, anche perché da mobile la qualità è diversa, quindi quello che conta, ragazzi, è il mobile. Qua per esempio hanno la chat, qui ho scritto quanto impiega la spedizione, però oppure breve, ok, vabbè, hanno il bot qui. Questa è la pagina Facebook, vediamo che hanno la bellezza di 138.000 like, quindi vuol dire che questi i Facebook ads li fanno. E qua come possono collegare comunque tramite la loro pagina Facebook i prodotti direttamente, e soprattutto tramite Instagram, 24.000. Comunque penso che utilizzino diversi, dovrebbero utilizzare diversi influencer, quanto riguarda comunque gli occhiali da sole. Questo penso che l'ho visto da qualche parte, se non mi ricordo, questi pure, vedi, sono cantanti, questi qui. Vediamo se Dark
Ah, ok, ho capito chi è, ok, ho capito. È un gruppo famoso a Roma, penso. Comunque, vedete, loro utilizzano influencer con questo stile comunque particolare, appunto, come vi ho detto, di cantanti. Cantanti, diciamo, trash, questo stile qua, che comunque tra i giovani vanno un sacco, quindi ovviamente capite bene che potere questi influencer hanno. Quindi, ragazzi, vedete qua come è tutto bello professionale, dovete comunque seguire le loro filosofie. Devo dire che fanno le cose decisamente bene, quindi seguite una filosofia di vendita, seguite un principio del vostro store se avete selezionato una nicchia in particolare. Quindi non iniziate a vendere cose a caso, seguite quindi un ragionamento anche logico, va bene? Passiamo infine ad un dropshipping store italiano, quindi questi ragazzi vendono in dropshipping. E vediamo che hanno, oltre alla pagina Facebook, Instagram, anche YouTube. Va bene, vediamo prima di tutto cosa vendono. Vedete, per esempio, questo qui, tipico di AliExpress, lo zaino antifurto. L'hanno venduto in 2000, questo anche è stato su AliExpress. E comunque tutti i prodotti dropshipping. Vedete, comunque è fatto molto bene questo sito, General Store, quindi vende un po' di tutto. Ma devo dire che è fatto veramente veramente bene, anche delle recensioni. Vediamo se hanno recensioni su qualche prodotto, ad esempio zaino antifurto. Comunque sito fatto molto molto bene, devo dire. Faccio i complimenti a questi ragazzi. Vedete com'è bello pulito, con tutte addirittura le condivisioni, tutta la descrizione, recensioni ci sono, non ci sono, va bene. Qualche selezione così. Consegna in 1 o 2 giorni lavorativi. Quindi, loro quindi non fanno dropshipping dalla Cina, ma comprano i prodotti cinesi da AliExpress, li comprano in blocco e li vendono. Quindi li comprano tutti insieme. Per esempio, questo qui su AliExpress costa una cosa come 20 euro massimo, e lo rivendono per 70. Comunque, ovviamente fanno magazzino, lo spediscono in 1 o 2 giorni, 1 o 2 giorni lavorativi. Ok, vedete pure questo è un altro winning product che è molto, questo qui pure famosissimo in America, l'ho visto una marea di volte. Proprio gli ads mi stanno targetizzando il più non posso. Questo è un kit che appunto nel quale si inseriscono appunto i vestiti, gli asciugamani, le scarpe, tutto quanto, e si chiude così dentro la borsa, quindi rimane già chiuso, è tutto chiuso, e quando aprite la borsa è già tirate su, è già tutto aperto. Veramente veramente un bel prodotto da dropshipping, ovviamente, però loro fanno a quanto pare magazzino. E vediamo la pagina Facebook, 40.000, quindi sicuramente fanno degli ads, hanno qualche bot. Ok, andiamo a vedere Crazy Luke, vediamo su YouTube come vanno, hanno qualche visualizzazione, probabilmente più che altro per le pagine di prodotto, come abbiamo visto qui, che mettono, questa è un'altra tecnica, diciamo, di vendita del landing page di Shopify, o vabbè, qualsiasi e-commerce. In particolare Shopify, che ti fa mettere i video del prodotto. Fondamentale, ragazzi, fatelo anche voi, soprattutto se è un tipo di prodotto come questo qui, che va spiegato il funzionamento, vanno spiegate le caratteristiche, va spiegato come funziona, appunto. Quindi, ragazzi, se avete un video fatto bene, professionale, mettetelo tramite YouTube e convertirete molto di più. Questo è il loro Instagram, abbastanza, cioè, praticamente inutilizzato, 1000 followers. Ok, non fanno ads, però sicuramente prima stavano vendendo un sacco. Non so se magari torneranno a fare ads, o magari probabilmente, come vi ho mostrato, vi mostro nel video di come spiare i competitors, che ve lo metto qua a sinistra, qua in alto a sinistra, e in quel video spiego esattamente come spiare i competitors, come in questo caso soprattutto i dropshippers, non loro ma altri. Ovvero che loro utilizzano diverse pagine, non la loro pagina principale, ma di utilizzano diverse pagine Facebook per sponsorizzare i propri prodotti. Quindi, ragazzi, andatelo a vedere, utilissimo, consigliatissimo, vi spiego esattamente come spiare i vostri competitors. Detto questo, ragazzi, penso abbiamo detto tutto di questi siti, era giusto per farvi capire comunque che in Italia si può tranquillamente vendere come stanno facendo loro. Quindi, anche se l'Italia, diciamo, è uno dei mercati un po' più, tra virgolette, fiacchi, ok, dove la gente in media spende di meno online, tuttavia è possibile tranquillamente. Comunque, ci sono 60 milioni di persone, i soldi ce l'hanno, solo che magari in Italia è un po' più difficile
che li spendano così. Però sicuramente la gente compra online, ragazzi, quindi anche se voi state vendendo in Italia e non avete le prime vendite, non demordete o provate a cambiare mercato, paese, angolo dell'ads. Comunque, ragazzi, sono 2000 caratteristiche che possono determinare. Se per esempio dall'ad vanno sul vostro sito però non aggiungono al carrello, vuol dire che c'è un problema nella landing page, quindi nella pagina prodotto di Shopify. Se aggiungono al carrello e non iniziano il checkout ma non comprano, vuol dire che c'è un problema magari nei tempi di spedizione, che non sono definiti oppure sono troppo lunghi. Se proprio all'inizio non magari non vanno sul vostro sito, quindi non generate traffico dai Facebook Ads, vuol dire che il problema nei Facebook Ads. Vedete che è tutto nel funnel, ci sono diversi stage, diversi step che dovete controllare, dovete seguire, dovete analizzare i dati e tutto quanto, il flusso. E quindi, ragazzi, sta tutto, il controllo comunque rimane sempre al 100% su di voi, non ve lo scordate. Quindi voi potete comunque manipolare qualsiasi caratteristica del vostro funnel in modo tale da convertire il più possibile. Quindi ogni volta che voi andrete a migliorare il vostro funnel di vendita, magari aumentate il 0.1, 0.2, 0.3%, il conversion rate è là che arrivate ad ottenere 1%, 2%, 3% di conversion rate. Il vostro Shopify Store, ovviamente, su 100 clienti 2-3 compreranno e voi andrete sicuramente a generare profitto. Quindi, ragazzi, fondamentale questo da capire. Quindi, ragazzi, non mollate mai e sapete che sono qui per aiutarvi, quindi qualsiasi domanda me la fate giù sotto nei commenti, risponderò personalmente a tutte le vostre domande. E soprattutto guardatevi il prossimo video che ho selezionato per voi, ve lo metto proprio qui alla mia sinistra, quindi basta che ci cliccate sopra e ve lo vedete fino alla fine e sono sicuro che vi sarà utile al 100%. Ragazzi, come al solito, un grande saluto e al prossimo video. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy.